La secrezione attiva è soggetta a fenomeni di competizione. Per esempio, il probenecid compete per lo stesso sistema di trasporto con numerosi altri farmaci e così facendo in pratica ne ritarda l'escrezione. Nello sport infatti il probenecid veniva utilizzato proprio per ritardare l'escrezione e quindi mascherare gli steroidi ed è proprio per questo motivo che è stato proibito dal 1987. Infine abbiamo il riassorbimento passivo. Questo avviene sia a livello del tubulo contorto prossimale che distale ma soprattutto a livello del distale, in pratica i farmaci liposolubili e che non sono presenti in forma ionizzata, vengono riassorbiti passivamente a livello del tubulo e verso il sangue. Invece i farmaci che sono sotto forma di ioni e composti polari non vengono in pratica riassorbiti ma rimangono all'interno delle urine quindi vengono escreti. Manipolando il pH urinario, in modo tale da avere la ionizzazione di un farmaco, è possibile diminuire quello che è il riassorbimento passivo del farmaco stesso e quindi accelerarne l'eliminazione. Questa tecnica viene utilizzata proprio per l'eliminazione di veleni e/o di dosi eccessive di farmaco, per esempio se si vanno ad alcalinizzare le urine con il bicarbonato, questa alcalinizzazione favorisce l'eliminazione di farmaci acidi come ad esempio il fenobarbitale e l'aspirina mentre riduce l'escrezione di farmaci basici come ad esempio l'anfetamina. Abbiamo detto che oltre all'escrezione renale vi è anche l'escrezione epatica dei farmaci attraverso la bile e riguarda soprattutto i composti più pesanti e più polari. La bile si riversa nel piccolo intestino e lascia poi l'organismo attraverso le feci. Esistono alcuni casi in cui i farmaci raggiungono l'intestino con la bile e a questo livello possono andare incontro a un riassorbimento e questo processo è noto come ricircolazione enteroepatica e in pratica quello che fa è prolungare il soggiorno del farmaco all'interno dell'organismo.